Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Giusto ieri il video editor Shotcut ha ricevuto un aggiornamento piuttosto importante. Questo aggiornamento si può vedere le specifiche dell'aggiornamento andando qua nella home page di Shotcut su News. Come vedete è stata rilasciata la nuova versione 20.09.13, ci si clicca sopra. E qui ci sono le notizie sulla nuova versione. Innanzitutto è stata deprecata tutto quello che riguarda l'HTML5 perché era basato su una vecchia tecnologia, di cui qui c'è anche il nome, che gli sviluppatori di Shotcut hanno deciso di rimuovere, visto che la fondazione, l'organizzazione che si occupava di questa tecnologia ha deciso di abbandonarla e di non rinnovarla e di non svilupparla ulteriormente. Quindi hanno deprecato un interessante filtro che si chiamava testo HTML e hanno deprecato anche il testo 3D, mentre hanno riunito in uno stesso filtro dimensione e posizione e quello scala e ruota. Però hanno aggiunto anche altre funzionalità, qui ci sono tutte le specifiche. Se non conoscete l'inglese, destro del mouse traduce in italiano e vedete si può leggere tranquillamente anche in italiano, anche se chiaramente le traduzioni automatiche lasciano un po' il tempo che trovano. Dunque, vediamo in questo video quelle che sono le caratteristiche nuove di Shotcut e come utilizzarle. Eventualmente in altri video vedremo più specificatamente alcune di queste funzionalità. Quella secondo me più interessante è questa. Come vedete qua ci sono tre link. Questi tre link sono più o meno come le schede che abbiamo visto già su DaVinci Resolve. Perlomeno diciamo che anche Shotcut vuole utilizzare questa nuova tecnica di dividere il layout in schede e come vedete di default viene aperta la scheda editing, ma ci sono altre schede login, FX, colore, audio, riproduttore. La scheda, come adesso questo è il layout di default della scheda editing, se io vado sul login verrà modificato il layout, come vedete le finestre sono diverse, se io vado su FX le schede sono ancora diverse, se vado sul colore lo sono ancora di più, se vado su audio lo sono ancora, come vedete, e poi se vado sul riproduttore si visualizzerà essenzialmente il riproduttore. Questo è interessante, adesso ve lo faccio vedere con un... Qui andiamo su elenco riproduzione, trasciniamo qualche video di test, trasciniamo i tre per esempio. Perché è interessante? Perché si possono personalizzare questi layout. Trasciniamo per esempio un video sulla timeline. Andando qua, cambiando visualizzazione, si può cambiare anche quello che ci interessa, per esempio, se io vado su Editing, a me non interessa la cronologia, per esempio, la cancello, vado qua e la elimino. Magari mi può interessare un'altra cosa, vado su Visualizza e mi interessa vedere che so, l'attività e la aggiungo. Poi, per esempio, vado su FX, quella che magari dei filtri e aggiungo magari che so, vado su Visualizza e aggiungo magari lo spettro audio, tanto per dirne una, e poi posso andare su colore e magari aggiungere altri elementi, così come su audio. Come vedete qua c'è anche una specie di sembra una specie di equalizzatore, ma forse non lo è. Sono i LUFS, quelli che abbiamo visto la volta scorsa. In riproduttore, come vedete, invece è la visualizzazione più classica per vedere l'anteprima di un video.
torniamo in quella scheda classica che è editing. Se io, dopo che ho fatto questi cambiamenti, ne vorrei fare. Dunque, un'altra cosa che vi volevo dire è che è stata inserita una scorciatoia da tastiera, per esempio, cliccando qua su questa traccia, andando sullo zero, la traccia viene automaticamente adattata alla lunghezza del layout. Se voi avete fatto tutti questi cambiamenti e volete tornare alla disposizione originale, andate qua su Visualizza. Disposizione, come vedete, si può passare da una visualizzazione all'altra anche direttamente dal menu. Per esempio, qui vado sul login, visualizza, vado su FX, visualizza, disposizione, e io posso andare su ripristina la disposizione predefinita per ripristinare automaticamente la mia disposizione predefinita. Come vedete, si può anche andare su Visualizza, disposizione, aggiungi, per magari dopo che si è modificato la dimensione o, per esempio, qui si può, come sapete, si può diminuire o aumentare la dimensione di tutte le finestre. Dopo che si è diminuita o aumentata la dimensione delle finestre, magari aggiunte delle finestre che ci interessano, tolte altre, si può salvare questa disposizione con un nome per poi richiamarla sempre qua da Visualizza, disposizione, e qui, dopo che si è aggiunta una nuova disposizione, la potremo richiamare. Questo è quanto riguarda le disposizioni, che secondo me sono una cosa molto interessante. Dunque, andiamo invece su quello che è stato tolto. È stata tolta il filtro dimensione e posizione. Qui andiamo sullo zoom e diminuiamo un po', ecco. Però è stato aggiunto un nuovo filtro che si chiama, andiamo su filtri, vado sul più, è già direttamente nei favoriti, come vedete, size, position e rotate, che però si trova anche nella scheda video, e non l'hanno ancora tradotto in italiano, comunque significa dimensione, posizione e rotazione. Quindi size, position e rotate si applica, e qui si possono utilizzare questi parametri oppure agire direttamente con le maniglie, con i bordi, si ridimensiona, con il puntino si posiziona e qui si può ruotare, vedete? Quindi è una cosa piuttosto semplice. Si può usare anche, vedete qua. Però si può fare meglio, secondo me si fa meglio direttamente con le maniglie. Chiaramente si può andare, per esempio, su aggiungi traccia video, elenco riproduzione, questo si mette sopra, questo si mette sotto. Ecco fatto che, come vedete, c'è un video ruotato sopra a un altro. Questa è uno dei video, una delle nuove funzionalità che sono state aggiunte. Ce n'è un'altra, secondo me, piuttosto interessante, che è quella del text rich. Prima però vi faccio vedere un'altra ancora. Rimuovi traccia, che è quella del rimuovi traccia. Trasciniamo, dunque, innanzitutto impostiamo. Andiamo su impostazioni, modalità video e scegliamo una modalità di 1080p, vale a dire 1920x1080 pixel, questa qua, e poi trasciniamo un video verticale nella timeline. Come vedete, il video verticale prende solo l'area centrale. Io vi ho fatto, l'altra volta vi ho mostrato come si faceva a aggiungere delle sfocature laterali, come fanno in televisione. Adesso lo si può fare direttamente con un nuovo filtro che è stato creato apposta, che si chiama Blur Pad, o il contrario, Pad Blur. Dunque si va su più qui, ecco, si chiama Blur Pad, ci si clicca sopra e guardate che succede, e viene aggiunta automaticamente la sfocatura esterna, quindi non occorre fare altro, semplicemente si aggiunge questo filtro Blur Pad.
e si può esportare il video con le sfocature già predisposte se abbiamo un video verticale. Altra cosa che è stata aggiunta, eliminiamo qua, rimuovi traccia, elenco di riproduzione, scegliamo questo, è stata quella. Dunque è stato eliminato il tasto HTML, questo magari è un danno, però è stato aggiunto il rich text. Andiamo, selezioniamo la clip e andiamo su filtri, più, dunque, vediamo se c'è anche su favorito rich text. Infatti vedete c'è text rich, però chiaramente c'è anche sul video, sulla scheda video text rich, eccolo qua. Se io ci clicco sopra vedete che viene mostrato una specie di editor di testo con grassetto, corsivo, sottolineato, c'è anche il menu addirittura, dunque la dimensione del carattere, qui c'è il tipo di font e qui c'è ovviamente il colore. Qui ci sono tutte le opzioni di allineamento, a sinistra centrato, a destra è giustificato. Per esempio shortcut, io lo posso. Posso naturalmente scrivere un altro testo di prova, così, invece che 72 posso scegliere, che so, vado più avanti, ecco, ecco fatto. E naturalmente posso anche riposizionarlo, eh. Con le maniglie e con il puntino. Poi posso per esempio selezionare una parola, posso andare sul font e scegliere magari, che so, un altro font, Times New Roman, dare su ok, posso andare sul colore e scegliere il colore rosso, ok, poi posso selezionare un'altra lettera. Cambiare, scelgo il trebuchet, ok, e scegliere il colore arancione, ok. Come vedete, si possono creare dei testi anche già editati. Qui posso scegliere anche in questo caso è centrata, ma lo posso spostare sulla sinistra o sulla destra. Dunque, non c'è più il testo HTML, però si possono fare sempre delle operazioni di animazione di testi, andando per esempio sulla visualizzazione FX. Come vedete qui vengono visualizzati anche i fotogrammi chiave con la visualizzazione FX. Possiamo per esempio all'inizio trascinare il testo fuori dallo schermo sulla sinistra e si può applicare un fotogramma chiave cliccando appunto sull'icona che diventerà celeste, poi si sposta in avanti l'indicatore di riproduzione fino a un certo punto, ecco fatto, e adesso si sposta la scritta più o meno alla posizione centrale, si cerca con il puntino, ci si aiuta, questo, quindi si è creato un nuovo fotogramma chiave, si sposta ancora più avanti e si crea un altro fotogramma chiave, magari spostando leggermente il puntino, oppure si potrebbe anche cliccare sul punto qui dei fotogrammi chiave. Poi nella parte finale si va a spostare il testo tutto sulla destra, magari attraverso i parametri, si mette un numero grande e questo sparisce tutto sulla destra. Poi si può vedere anche l'anteprima. Come
Come vedete, si ferma al centro e poi sparisce sulla destra. Questa è la visualizzazione da riproduttore. Che, come vedete, quindi si possono creare delle animazioni anche senza il filtro testo HTML, anche se chiaramente con il testo HTML potevamo creare delle animazioni diverse. Questa è nuovamente la visualizzazione da edit. Poi chiaramente per esportare il video si fa come si faceva sempre, si va su esporta e si esporta il video come al solito. Dunque, se volete tornare, se non vi piace questa nuova versione, si può tornare alla versione precedente andando sulla home page, poi click to download e si sceglie il link Older Version che è presente sia per Windows sia per Mac e Linux. Andando su Older Version, naturalmente bisogna vedere un po' prima che versione abbiamo noi attualmente, quindi si va su Shortcut, Aiuto, Informazioni su Shortcut, la versione è la 20.09.13, quindi la 20.09.13 è questa, si prende quella precedente, la 20.09.11 si scarica, si disinstalla la precedente, si installa questa. E quindi abbiamo la versione precedente se questa non ci piace. Questo è tutto, alla prossima volta.